Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break to Play, rieccoci qui con Rome 2 Total War e siamo sopra Gerusalemme, la nostra nuova città appena conquistata nella regione della Nabatea, vabbè, in questa provincia qui diciamo. E come vedete appunto abbiamo solo questa striscia di terra lungo il mare che comunque taglia già a metà, visto che c'è anche il Monte Sinai, taglia già a metà il continente, cioè Medio Oriente, siamo già in Medio Oriente noi, con Africa, e stiamo già, diciamo, cingendo d'assedio in qualche maniera Alessandria con queste due flotte che non stiamo mandando effettivamente a combattere perché sono unità per la maggior parte da tiro, ma come vedete qui non c'è una guarnigione poi così importante. Stiamo portando invece un esercito, gli dei della guerra, sulla costa, abbiamo un altro esercito qua dietro che sta arrivando e un esercito è già in marcia lungo la strada che ci separa da Alessandria, quindi siamo in una situazione diciamo abbastanza stabile. Qui come vedete c'è una piccola flotta dei Blemmi che potrebbe rappresentare un problema, no, assolutamente no. Quindi ragazzi facciamo una cosa, andiamo a costruire a Gerusalemme. Allora, sappiate che questo video lo sto registrando il giorno in cui pubblico l'episodio 40, quindi non posso applicare ancora i consigli che mi date in quel video lì. E vediamo dunque, qui a Gerusalemme io direi intanto di rendere il borgo, cioè il borgo, come si chiama, borgo orientale, renderlo un borgo ellenico. Guadagneremo 20 di olio e oliva, più una crescita per turno, più una velocità di ricerca e 80 di ricchezza oltre alle varie guarnigioni. Ok, quindi facciamo questa cosa qui e poi andiamo a mettere intanto un terreno consacrato, perché siamo a Gerusalemme e ci vuole un terreno consacrato. E poi io direi di fare un qualcosa. Io direi di fare magari un podere. Un podere, sì, perché no? Ok, quindi abbiamo dato il via alla costruzione dentro a Gerusalemme. Andiamo a vedere le nostre forze. Dunque, abbiamo ancora da spostare un sacco di roba. Il nostro aristomaco arriverà sulla terraferma in questo turno. Ok. Filomela invece che sta facendo il giro di tutto l'Oriente, come vedete, siamo in questo deserto rosso che appunto è tipico di queste zone. Vediamo di avvicinarci a Oraea. Ok. E poi andiamo a avvicinarci a questa città qui. Ura dovrebbe chiamarsi. Ok, quindi abbiamo dato un'occhiata qui, abbiamo la Persia naturalmente. In questa maniera avremo proprio un chiaro una chiara rappresentazione anche penso sulla mappa diplomatica. Diamo un'occhiata. Sì, come vedete abbiamo una chiara rappresentazione sulla mappa di cosa appartiene la Persia. Vedete, non è così grande. La parte è bella, vabbè, è grande, sì, effettivamente, perché probabilmente è tutta questa zona qui. Proprietario Persia, sì, come vedete è un'ottima zona comunque. I Blemmi invece, appunto, gli abbiamo levato quella provincia, sono in guerra con i Nasamoni che si sono presi questa città qui. Sono in guerra, penso, immagino, con i Nasamoni. Sì, sono in guerra con i Nasamoni, con l'Egitto, l'Egitto non esiste più. Sono molto amici però dell'Armenia, Media Artoparte nel Nabatene. Noi dovremo cercare di colpire velocemente qui per levare i loro territori, per renderli uno stato, diciamo, inutile, perché se i loro alleati dovessero decidere di colpirci, a quel punto potrebbe essere un problema. Comunque, abbiamo già portato diversi eserciti, ragazzi, da queste parti e siamo abbastanza tranquilli. Oh mio Dio, Roma. Roma sta per sparire, probabilmente, ragazzi. Conquistata dagli Elvezzi da una parte e da. Di chi è questa? Dei Reti? No, Norici? Chi è questa provincia qui? Proprietario sconosciuto. Cartagine? No. Siracusa? No, non ce lo dice, vabbè. Comunque, i nostri due alleati anche di là sono abbastanza così. Vabbè, no, gli Elvezzi ci odiano e stanno prendendo tutta la penisola italica. Questo potrebbe essere un problema. Vedremo più avanti risolverlo. Comunque, abbiamo da terminare questa nostra campagna militare, poi penseremo a tutto il resto. Il piano iniziale, ragazzi, è quello di conquistare tutta questa zona qui.
tagliare fuori tu, intanto tutta la zona costiera e poi mangiare, diciamo, piano piano i loro territori fino ad arrivare all'ultima provincia a sud che si chiama Etiopia. No, Aksum, scusate, regione di Aksum. A questo punto avremo, diciamo, un territorio che confina sì con, diciamo, in parte con la Persia, però non ha grandi confini con l'esterno, perché come vedete questo è il limite della mappa. Da qui potremmo scegliere anche di fare una campagna militare verso est. Ora, questo qui appartiene ai ribelli ellenici. Ok, questa lista sono riprese i ribelli ellenici, ragazzi. Quindi siamo praticamente nemici di tutto il mondo. Non c'è rimasto più nessun amico, Roma è stata mangiata. Potremmo vedere di contattare gli Averni per renderli i nostri amici. Sono abbastanza potenti, mi You are sembrerebbe, anche welcome, se stanno although my pian piano ancestors and people expect cedendo. Facciamo talk un of patto di non purpose and aggressione. honesty. Ci chiedono A 4.000. Facciamo token, perhaps a modest gift of coin, una to let controfferta. my people see you in a new light. Richiedi pagamento, offri pagamento. Ah no, meno di 4.000 non ci puoi fare. Va bene, allora mi dispiace, ma niente. Vabbè, niente, comunque non perdiamo troppo tempo con questa diplomazia inutile e andiamo a vedere le altre nostre forze. Aneristo sta andando verso sud, sta attraversando ora la provincia di Tiros, la regione di Tiros. E siamo giunti quindi in territorio della ex, de ex Blemmo e ex Egitto. Gli artigli di oceano, la nostra flotta è qui, i maestri del Mesoegeos sono di stanza invece a Panipacteum. Qui la situazione è andata molto in positivo, come vedete sono un po' felici ovunque. Mentre l'altra flotta è qui, gli dei della guerra sono in modalità remata veloce. Ah no, gli abbiamo già fatto lo spostamento. L'orgoglio di Agamennone invece si trova di stanza a Tanais. I boia di Medusa sono di remata veloce da queste parti. E io direi di levare la modalità remata veloce. Questo è un tratto di mare condiviso, mentre questo è un tratto di mare nemico. Ok, quindi io metterei la modalità nessuna e andrei a spostarmi verso di qua, perché ho paura che questo esercito dell'Armenia decida di attaccarci, ragazzi. Non so quante effettivamente unità da tiro ci siano. Da tiro. Però potrebbero rappresentare un problema, soprattutto per un esercito come questo, che tante sono unità in corpo a corpo e soprattutto è in modalità remata veloce, quindi questo peggiora la sua capacità di reagire a un attacco. Penso che ci sia un'imboscata marittima se ci attaccano in questo caso. Dunque, il nostro esercito qui sta cercando di limitare l'ordine pubblico, dovremo tornare praticamente a pari con il prossimo turno. E i fratelli di Senofonte invece sono qua. Dunque, i fratelli di Senofonte non possiamo migliorare una cippa praticamente, ragazzi. Quindi vediamo di portare questo esercito oltre il confine in maniera. Oh, ora si ragiona. Come vedete, ragazzi, possiamo potenziare cavalli di livello 3, armi di livello 1, armature di livello 2 per tutti i nostri uomini. Per le armi di livello 3, invece, mi sa che dovremmo andare qua sopra, se non sbaglio. Fabbro. Non qua, allora, ma di qua. Questa è Side e è tutto insieme. Però forse è Pesinus. Mi ricordo di aver avuto un fabbro. Armi di livello 2. Ah, eccolo qui, sì. Quindi dobbiamo praticamente proseguire verso nord. Il confine più vicino penso sia questo, quindi portiamolo qui in 3 turni ci vorranno. E abbiamo liberato un attimino il fronte, ma non penso che abbiano intenzione di attaccarci immediatamente. Comunque, le Aquile di Zeus sono a distanza di qua, i fedeli di Elena sono a distanza a Sinope per migliorare l'ordine pubblico. Vedete, adesso riperdiamo uno per turno, ragazzi. E quindi facciamo fine turno. Fine turno. 2406 sono i nostri introiti per un turno. Roma sta mandando una piccola flotta verso sud che voglia provare a fuggire dalla penisola. A Sparta ci chiede di entrare in guerra contro la Persia, ma noi naturalmente non vogliamo. Potremmo vedere eventualmente, ragazzi, di sfruttare, diciamo, questi continuano a fare avanti e indietro. Chiamiamoli bug. Ok, loro sono rientrati. Intanto i bug
diplomatici che ha questo gioco per non fare entrare in guerra la Persia contro di noi. Però datemi un consiglio, perché non sono sicuro di questa cosa. Se io accetto l'offerta del Regno Drisio di entrare in guerra contro l'Armenia, teoricamente non dovrei entrare in guerra contro la Persia, giusto? Questo è quello che sono riuscito a capire, ma non ne sono sicuro, quindi insomma, datemi un consiglio, ridetemelo anche voi. Allora, un'indegna spia nemica ha avvelenato i pozzi del tuo insediamento di Gerusalemme e Ferusa si è ripresa. Ok, quindi riabbiamo Ferusa, intanto interessante. Andiamo a vedere con Ferusa di muoverci subito verso Petra. E abbiamo un bel esercitino a terra. Petra circondata da mura, abbiamo i figli di Marem che sono un esercitino di spadaccini, niente di che, lancieri, mamma mia, lancieri di leva e lancieri sabei mercenari, arcieri che invece sono abbastanza rognosi e gli scorpioni, hanno pure degli scorpioni ragazzi, e dentro alle mura questo potrebbe rappresentare un problema. Vediamo di colpire facendo un sabotaggio militare, fornitura di veleno. Distruggi Salmeria non dovrebbero avere bonus equipaggiamento, non mi pare almeno, quindi vediamo un attimo di dare un'occhiata. Sì, hanno armi e armature di livello 1, ma penso che per adesso una fornitura di veleno potrebbe essere la cosa migliore. Sabotage. Non riuscito, quindi niente. Andiamo a vedere Aristomaco. Aristomaco può colpire anche questo coso della Persia. Cazzo ci fai da queste parti? Vabbè, penso sia stato proprio lui a colpire i nostri uomini. Qui abbiamo Partia e Persia, gli agenti, e qui abbiamo il nostro dignitario. Andiamo a spostarlo verso sud. Dunque, cosa potremmo farci con il nostro dignitario? Io direi intanto di dare un'occhiata da queste parti, perché effettivamente non conosciamo l'eventuale posizione di altri uomini. Ok, qui siamo sul confine, perfetto, ragazzi. Quindi non ci sono altri uomini dei Blemmi da queste parti. Non vorrei che ci fossero eserciti nascosti qui nella nebbia di guerra. Comunque, il nostro aristomaco io lo metterei immediatamente. Vediamo un attimino di. No, 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 scusa, aristomaco, ho sbagliato. Vabbè, mi sa che non possiamo più spostarti. Dunque, sì, io lo manderei proprio qua, aristomaco. No, no e no, okay, vabbè, niente, ma ho sbagliato a cliccare quel tasto, quindi ci siamo fregati da soli. Questa qui la rimettiamo in modalità normale, vediamo di. Cioè facciamo entrare in guerra? Cioè entrare. No, ancora no. Quindi vediamo di fare questa cosa, così in caso andremo a sbarcare al prossimo turno. Ok, artigli di oceano qui davanti. Ah, è arrivato un esercito. È arrivato un esercito, le sabbie ardenti, Alessandria. Mentre noi con il nostro esercito siamo pronti ad avanzare nella nebbia di guerra. E attraversare il ponte al prossimo turno. Ok, qui abbiamo Memphis e Alexandria. Potremmo iniziare da Alessandria, direi, anche perché abbiamo comunque la nostra flotta che la cinge d'assedio. Memphis non è una città costiera, immagino. Questa è la provincia nemica, no. Ok, l'orgoglio di Agamennone. L'orgoglio di Agamennone che è a distanza, i boia di Medusa che sono qui in viaggio, quindi vediamo di avvicinarli ulteriormente alla costa medio orientale. Non penso, anzi qui rimettiamo in modalità remata veloce perché praticamente non ci sono motivazioni di preoccuparsi. Qui se mettiamo in modalità remata veloce. Ok, non riusciamo a sbarcare in questo turno, quindi lasciamo la modalità normale. L'orgoglio di Agamennone abbiamo già visto. I 10.000 invece sono distanza a Gerusalemme, che è a meno 1, ma sta per guadagnare 15 in questo turno, no? Otterremo fra 2 turni anche un ottimo, degli ottimi bonus in questa provincia. E per quanto riguarda la cultura, come vedete, ellenica in enorme crescita. Orientale in calo, latina in calo lieve, dei nomadi del deserto sta precipitando. Quindi direi buono, buono, buono. Questa cosa penso sia. Sì, la schermata
Ma forse non quella provinciale, ragazzi, perché per esempio Petra non riusciamo a vedere, vabbè, vedremo più avanti. Comunque, 10.000, i fratelli di Sinofonte stanno andando qua, quindi mettiamoli in modalità marcia veloce. Ok, e come vedete possiamo potenziare tutti tranne le armi d'assedio, ovviamente con armi di livello 2. Ottimo. Poi vedremo di fare, ragazzi, magari una provincia, diciamo, specializzata nelle armi, un'altra nelle armature, perché possiamo portare tutto questo a livello 3, ci permette di avere ancora dei bonus maggiori. Quindi riportiamo indietro velocemente questo stronzo a Tarsus, perché loro hanno riportato indietro il loro esercito, non vorrei per provare a colpirci, però non penso che siano così stupidi da attaccarci. Dunque, fedeli di Arena, qui siamo in positivo adesso e vediamo, ragazzi, di spostare. Abbiamo da spostare ancora Filomela, che si sta facendo i chilometri nel deserto. Pura, abbiamo Pura, città persiana. Facciamo il giro di Pura, andiamo a dirigerci verso il mare, diciamo, un'altra volta per incontrare. Guardiamo se abbiamo già il nome. Armozia, forse. Ok, quindi gli artigli del Ceno sono qui, i maestri del Mesochiero sono qui, i campioni di Anfrite sono qui, lo sappiamo, l'orgoglio di Agamennone. Faccio sempre casino con questi eserciti, ne abbiamo troppi, ragazzi. Ok, quindi io direi di fare fine tour. I nostri guadagni continuano ad andare verso l'alto perché partecipa alla guerra contro Cartagine. Cartagine, ragazzi, ha proprietario Cartagine, proprietario Cartagine. Sono ridicoli come potenza. E perché non entrare in guerra anche contro di loro? Entriamo in guerra contro Cartagine. Quindi abbiamo, diciamo, aiutato Roma. Siamo entrati in guerra contro Cartagine. Questo, diciamo che ha evitato l'ingresso in guerra di tutti gli alleati di Cartagine. E vediamo un pochino, ragazzi, come si evolve questa cosa. Non che ci servisse una guerra contro Cartagine, però. Cazzo, l'esercito degli Spartani. Ah già, gli Spartani mi sa che stanno provando a cingere d'assedio. Attenzione, attenzione, ragazzi, che questi, guardate un pochino, si stanno muovendo qua su nel nord del Mar Nero. I Blemmi intanto c'è un caricamento, ma non riesco a vedere niente. Probabilmente ci stanno attaccando. Eccoci qua. Attraversano il fiume e ci vengano ad attaccare per bloccare l'esercito. Siamo tranquillamente in grado di vincere questa battaglia. Abbiamo contro. Essendo usciti, si sono spezzettati. Quindi abbiamo contro solo questo esercito. E noi abbiamo. Non abbiamo. Sì, abbiamo due unità d'assedio, ma niente di che. Quindi, ragazzi, siamo pronti a combattere questa battaglia sul campo. La battaglia del Nilo. Battaglia del Tamehu. Che penso. Non so che cazzo sia, ma è il Nilo praticamente. Abbiamo una reliquia del passato come achievement. Andiamo a vedere se me la fa vedere. Come mai gioco? Fammi vedere le cose di Steam. Shift tab. Quanto pare no. Vabbè, vedremo una volta che ho fatto il caricamento. Che è quasi finito, tra l'altro. Comunque, le sabbie ardenti, esercito molto numeroso, come vedete, totalmente pieno della propria salute. Affronta i fuochi di Efesto, esercito invece molto esperto e in grado di uccidere diversa gente. Seriamente, fermi tutti. Allora, quello là dietro è il Nilo, ho capito. Ma cos'è questa chiazza d'acqua quadrata? Ah, ok. Ok, c'aveva da caricare. Ok, non è una chiazza d'acqua quadrata. Cioè, fondamentalmente sì, è una piazza da quadrata da lontano, come vedete, però vabbè. Comunque, quello è lo schieramento avversario. Siamo in una zona abbastanza di vegetazione abbastanza rigogliosa. E dunque, non penso di riuscire a raggiungere lo schieramento nemico senza essere individuato. Quindi vedremo di affrontarlo in maniera frontale il nemico. E andiamo a iniziare a stabilire i nostri gruppi. Picchieri, naturalmente il nostro gruppo 1, Peltasti gruppo 2,
Gruppo 3, uno degli Opliti. Gruppo 4, un altro degli Opliti. Gruppo Solingers, 5, i nostri Solingers. La cavalleria, abbiamo due unità di cavalleria, che spadaccina, che saranno gruppo 6. Aspetta, no, questa è cavalleria corpo a corpo, quindi questo è gruppo 6 comunque. Facciamo gruppo 6 tutto quanto. E gruppo 7 i nostri, le nostre baliste, quindi iniziamo a schierare i nostri uomini. Io direi che è il caso di metterli tipo così. I nostri peltasti, come al solito facciamo lo stesso schieramento. E vediamo, ricordiamoci ragazzi di portare, cioè di mettere in posizione da combattimento i nostri uomini, perché adesso andremo a lasciare quello normale, perché altrimenti diventano molto lenti. Mentre il gruppo 6 potremmo vedere di infiltrarlo da un lato, quindi potrebbe essere il caso di fare di qua. Il gruppo 7, anzi ragazzi facciamo una cosa, un gruppo degli Opliti, il gruppo 4 lo mettiamo esattamente qui, nascosto, a fare da scorta al gruppo 7 insieme alla cavalleria. Non sono nascosti per il gruppo 7 a quanto pare. Non basta questa vegetazione per nasconderli? Neanche questa. Forse le macchine da sede non possono essere nascoste, immagino. Vabbè, lasciamole così. Ok, quindi siamo pronti, pronterremi. Iniziamo gruppo 2. Iniziamo a avanzare noi ragazzi stavolta. Gruppo 2, avanziamo. Allora, qui cosa abbiamo? Spadaccini, fanteria corpo a corpo, le baliste sono lì. Mettiamo immediatamente in pausa e andiamo a dare i nostri ordini di movimento. Allarghiamo bene i nostri picchieri. Gruppo 3 invece lo mandiamo su questo fianco qua. Non sono molto veloci però. Con il gruppo 5 invece andremo ad avanzare immediatamente dietro. E il gruppo 6 potrebbe essere il caso ragazzi di andare a colpire immediatamente le fila del nemico. Quindi vediamo di spostarli avanti e vediamo un attimino a che velocità vanno. Stanno camminando, quindi vediamo di caricare di qua per tagliare la strada al nemico in qualche maniera. Perché io non voglio che questo scorpione faccia troppo male alle nostre unità. E voglio, diciamo, distrarre le loro unità per non farli formare un fronte unico. Ok, come vedete i nostri picchieri sono già sotto il fuoco nemico. Quindi fermi tutti, continuiamo ad avanzare ragazzi. Quindi veniamo qua. Il gruppo 3... a questo punto le avevo detto di andare qui, ma potrebbe essere il caso di mandarlo di qua ad affrontare questi spadaccini invece che farlo stare lì. I nostri peltasti immediatamente dietro, invece stavolta gruppo 5 immediatamente dietro. Ok, il gruppo 7 guardiamo che cono di fuoco ha. Ce lo fate vedere il... Ok, sono dentro, perfetto ragazzi. Quindi siamo in grado di colpire con le nostre baliste. Quindi uno qua e uno qua. Anzi, queste qui sono addirittura dentro alla possibilità di fuoco della nostra unità. Vediamo se... Ok, perfetto. Quindi vediamo di fare proiettile esplosivo con quelli e proiettile esplosivo con questi che colpisce il generale. Ok, quindi tiri, no, mi sa che ti devi muovere, no. Ah no, eccolo lì il tiro. Ok ragazzi, quindi siamo pronti a riandare avanti un'altra volta. Prendiamo le nostre unità di cavalleria per vedere di... Ecco i colpi, i primi colpi che arrivano ragazzi, e boom boom. Attenzione, lo scorpione come vedete colpisce. Guardiamo se arrivano i colpi dello scorpione, perché potremo vedere già di colpire. Arrivano i colpi delle nostre unità. Gruppo 1, formazione falange di picchieri, vi siete già schierati? No. Questo cosa sei? Peltasti, avanti. Merda ragazzi, non si sono mosse le nostre unità a quanto pare. Allora, intanto questi sono dei colpi che stanno andando probabilmente dal... da così qua.
Vediamo quale sta colpendo chi. Questo sta colpendo quello. Oh mio Dio, ragazzi, sono molti di più di quelli che avevo visto. Vediamo di non farci sopraffare, quindi vediamo di allargarci velocemente. Con queste unità andiamo velocemente a questa parte. I nostri peltasti, tiriamoli qui. Qui dobbiamo allargarci poco, ma comunque un pochino sì. No, non così, amico, ma così. No. Ok, così. Ecco le nostre unità di cavalleria, è il caso di separarle immediatamente. Io direi con la cavalleria cittadina di andare a colpire immediatamente questo, con questo che sta colpendo lì, andare a colpire immediatamente il loro generale. E con il resto dell'unità 6, quindi facciamo così, vediamo di muoverci da questa parte, anzi così tutti quanti, e andare a rimuovere il tempo. Ok, quindi guardiamo un attimino, stanno arrivando i primi colpi, ragazzi, ma i nostri gruppo 5 stanno attaccando. Ok, eccoci qua. Stanno colpendo, ragazzi, quindi prontissimi. No, non muoverti, non muoverti, non muoverti. Ok. Ok. Fermi tutti, ragazzi. Allora, queste due unità stop al fuoco, perché sono troppo vicini a noi, quindi non voglio che vengano colpite le nostre unità. Qui stanno attaccando degli opliti. Ok, opliti, muro di opliti. Vedete di respingere questo attacco immediatamente. Voi peltasti andate a dare una mano. Voi altri peltasti andate a colpire velocemente. Ok, qui non ci siamo messi troppo bene, però la nostra falange di picchieri sta resistendo benissimo, quindi voi colpite immediatamente queste unità a distanza. La cavalleria la dobbiamo sfruttare bene, quindi cavalleria cittadina, sbatacchiate subito questi qui. Generale e altre due unità di cavalleria con lancia, schiacciate da dietro tutti gli schermagliatori. Quindi vediamo di dargli magari anche degli obiettivi separati per non chiuderli. Anzi, generale, ragazzi, contro il generale, perché ci sta bene. Questa è la cavalleria cittadina, ho sbagliato a dargli l'obiettivo, quindi vedremo di schiacciare le unità nemiche dal retro. Questa cavalleria cittadina sta già attaccando questi, ok, quindi vediamo di sbranare la loro unità d'assedio. Le nostre, questi sono dei peltasti reali, ok, e stanno riuscendo comunque a resistere abbastanza bene, devo dire. Qui stiamo resistendo, ok, peltasti però andate in, levate la modalità schermaglia, devo disattivare fuoco volontà. Poi dov'è la modalità schermaglia? Non me lo ricordo mai. Attiviamo modalità corpo a corpo. Ok, peltasti addosso. Qui stiamo subendo il fuoco di diverse unità, ragazzi, quindi questi peltasti qui devono colpire assolutamente qua. I nostri lancieri, i nostri picchieri non hanno minimamente problema a respingere questi attacchi, però dobbiamo stare attenti. Il nostro generale, ragazzi, guardatelo. Non so se è stata una buona idea, però. Secondo fiato, sì, va bene così. Non abbiamo bisogno di dargli molto. Andiamo a vedere la carica in prima persona. E bla! La democrazia della Macedonia è arrivata fino in Africa. Ok, qui siamo sotto il fuoco nemico, ragazzi, quindi dobbiamo. Voi cosa cazzo state facendo? Su. Quindi vediamo di disturbare immediatamente tutte le unità del nostro avversario in maniera possibilmente, diciamo, contemporanea. E a questo punto vediamo il nostro generale come se la cava benissimo. Qui come se la cavano i nostri uomini? Bene, questi stanno subendo però il bombardamento da parte di quelle unità. Questi peltasti reali, ok, questi dobbiamo andare a disturbarli. Questi se la cavano male. Ok, penso di poter rimettere il tempo a velocità normale. Oh! Rombolieri. No, scusate, eh. Stanno arrivando tanto le unità di cavalleria, quindi voi andate. Ok, qui come vedete stiamo disperdendo tutte le unità di schermagliatori del nostro avversario. Qui la carica sta avendo successo, diciamo. Voi, giù, 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 giù. Venite qua. Anche voi. Non c'è più bisogno di voi, è arrivata la cavalleria. Nel senso vero della cosa.
Lanciare di leva, guardiamo se riusciamo. No, si sono già girati, quindi niente. E stiamo già mandando in rotta al loro generale, che è buono. E vediamo di... Se ci stanno caricando, quindi vabbè. Non ce la fanno a rientrare in formazione, quindi vediamo di prendere... Ci prenderemo un po' di danni, ragazzi, ma comunque vediamo di buttare giù quest'unità di lancieri. Questa cavalleria con Sarissa sta buttando giù quelle unità. Questi non so se riescono, riusciranno a colpirci. Con due unità di schermagliatore si riesce a fare molto male a delle unità in corpo a corpo, perché in pratica ci si mette, ecco, come in questo caso, uno da una parte e uno da quell'altra, e poi si picchiano mentre si avvicinano con l'altra unità. Ecco, come vedete, ora va da quella parte e subisce il fuoco di una. Ok, per tasti reali, andate di qua. Il nostro generale venga a sterminare questo, con voi venite a attaccare questi qui immediatamente. Qui stiamo praticamente uccidendo ogni cosa. Ok, ragazzi, abbiamo praticamente vinto questa battaglia. Sono arrivati i peltasti in rotta. Ok, quindi basta semplicemente aspettare che tutte le unità in rotta vengano, fuggano e si disperdano. E abbiamo ottenuto la vittoria. Ok ragazzi, quindi continuerò la battaglia come al solito e ci vediamo fra poco. Ok, rieccoci qui quindi nella mappa strategica. Allora, come vedete ragazzi, abbiamo ucciso 2200 uomini, rimanenti 633, e noi ne abbiamo persi 342. Quindi andiamo a uccidere naturalmente i prigionieri. E vediamo che l'esercito si ritira verso Memphis. Ok, altri movimenti degli eserciti della... Di Blemmy, attenzione, un esercitone si ritira verso il ponte. Ok, verso il ponte, verso la nostra posizione. E abbiamo dunque scordisci schiavi. Siracena, attenzione ragazzi, tradizioni militari fuori di festo sono arrivati al grado 3. Ok, grado 2 del generale e mo. Ok, questo generale si è preso intanto un grado 2. Ah, qui abbiamo le tradizioni. Schermagliatori, direi. Dunque, cosa abbiamo per adesso? Formidabili lancieri. C'è qualcosa per la cavalleria. Forte nella difesa. Temibili unità da imboscata. Esperti di assedi. Permette la costruzione di macchine di assedio medie. Facciamo questa qui, ragazzi, perché stiamo per affrontare Alessandria. Quindi, questo esercito sta arrivando dietro di noi, come vedete. Guarda che arriviamo anche noi. Comunque, costruzione completata. Il podere a Gerusalemme. E adesso dunque possiamo ampliare questo podere. Io direi di fare questo qui, che ci dà la possibilità di reclutare cavalleria di livello 1. Il nostro campione avevamo detto lo portavamo qua. Io direi di andare a colpire immediatamente. Oh, ragazzi, guardate un pochino in che stato sono loro. Quindi io direi di fare un assassinio sul generale 27. Proviamo un pochino. Non riuscito, va bene, quindi niente. Petra, ragazzi, è totalmente sfornita di uomini, ma non è il nostro obiettivo in questo momento perché non vogliamo. Non vogliamo, insomma, spostare i nostri uomini da quella parte. Vabbè, ora vedremo, a dire la verità, vedremo. Perché con questo esercito, come vedete, non siamo in grado di entrare in guerra con loro. Si sono messi proprio in quella posizione, sapendo di essere, diciamo, in un'isoletta sicura, non attaccabili in un turno da nessuno. Quindi potrebbero probabilmente arrivare ad attaccarci adesso, ma noi attraversiamo il fiume. E possiamo andare ad attaccare le Sabbie Ardenti, ragazzi, che sono l'esercito che abbiamo affrontato prima. Oppure possiamo andare ad attaccare direttamente Alessandria. Io direi di sterminare le Sabbie Ardenti con un combattimento automatico. Oh mio Dio! Rinforzi 4000. Ritirata. Porca di quella troia. I guerrieri del sole. Papà. Bene. I nostri fuochi di Efesto non sono proprio in una situazione buona. Possiamo anche farli riattraversare il fiume, direi che è il caso. Teniamoli lì, così almeno non c'è il rischio di avere rinforzi là dietro. Dunque, tu puoi anche attaccare Petra, effettivamente, in un turno. Vediamo un attimino Petra, che guarnigione ha di livello 7. Il fatto è che ci sono le mura, però. Cioè,
un sabotaggio, pozzi avvelenati, riduciamo un pochino la guarnigione. Non penso che abbiano intenzione di attaccare Gerusalemme in un turno, anche perché non dovrebbero essere in grado. Andiamo ad attaccare noi Petra. Come vedete, praticamente, ragazzi, sono rimasti 678 uomini. Io direi di fare risoluzione automatica dell'assalto, 97% di forze rimanenti. Andiamo a farlo immediatamente. Non ho assolutamente voglia di fare questa battaglia, avete visto? Insomma, il coso dello schieramento. Questi sono gli uomini che c'erano e sono tutti morti. Andiamo a occupare automaticamente lo schieramento. Sofocle, il nostro generale, è aumentato di grado. Ok, in Gerusalemme in questo momento è scoperta, quindi attenti. E andiamo a mettere immediatamente il nuovo grado. Come generale, più 2 autorità, meno 4 a questo regolamento delle unità sull'esercito. Sì, penso che vada bene questo qui. Ok, quindi 2 turni per la nostra ricerca. E andiamo, ragazzi, a spostare le unità. Poi vedremo, insomma, se fare un altro turno o meno. Filomela intanto sta camminando nel deserto. Andiamo a raggiungere questa città. Armozia, bella Armozia. E bam. Ok, adesso siamo vicini, ragazzi, relativamente ai nostri porca troia. Tu cazzo è lungo sto coso. Ah sì, ci abbiamo praticamente attraversato tutta l'Arabia. Quindi vediamo di andare di qua nel prossimo turno. Poi abbiamo Aneristo che abbiamo qua sopra. E lo possiamo portare. Dunque, come funziona qui? Meno 18 per turno ci prendiamo di ordine pubblico. Per quale motivo? Per l'assalto, probabilmente. Instabilità meno 11. Conquista solo nel turno successivo meno 20. Quindi andiamo sotto, però. Poi ritorniamo su di 2 per turno, ragazzi. Ottimo. Andiamo alla cultura. Ellenica più 38,2. Meno 53,6. Del nomade del deserto, però comunque sempre maggiori. Fuochi di Efesto, dunque non ha dato il grado al generale, forse? Eh no. E andiamo a dargli guerriero. Più 1 0 e più 1 gravità per turno. Ok, ragazzi, quindi abbiamo, diciamo, estirpato questa zona dalle mani di Blemmi. Ci manca questo Mios Hormos, che potremmo anche attaccarlo, diciamo, da qui. Oppure potremmo andare direttamente ad attaccare Charmuta, ma siccome è un territorio isolato lo lascerei lì da solo per adesso. Diciamo che abbiamo, andiamo a vedere la mappa, questa qui. Ok, diciamo che abbiamo appunto tappato questa zona, abbiamo già separato l'Oriente dall'Occidente e vedremo di attaccare Alessandria. Il fatto, ragazzi, è che, come vedete, qui abbiamo un altro esercito, attenzione, questo non l'avevo visto, ragazzi. C'è un esercito qua sotto e qui ci sono dei discreti esercitoni. Ok, ragazzi, è il momento di tentare di fare qualche alleanza, perché anche la guerra contro i cosi, contro Cartagine, non è stata proprio il massimo della cosa. Vabbè, vediamo di spendere un po' di soldi, ragazzi, per fare un'alleanza militare. No, proprio rifiutano questo. Dunque, chi ci potrebbe essere di forte? Nasamoni possiamo provare a renderli i nostri alleati. Intanto la capitale della Libia quale sarebbe, scusate? Andiamo a vedere se la capitale della Libia è nella mano di Nasamoni, perché in questa parte forse i Nasamoni hanno conquistato Paraitonon qui. Insediamento minore, Cirene forse, capitale della provincia nemica. Ok, quindi praticamente, ragazzi, Nasamoni possiamo tenerli come stato cuscinetto fra noi e Cartagine, e questo è abbastanza importante, ad avere qualcosa, perché Alessandria è sul confine. Quindi io direi di contattare proprio Nasamoni, che sono cresciuti abbastanza, come vedete, in questi ultimi tempi, e vediamo di fare un'alleanza difensiva. No. Facciamo un patto di non aggressione. Possiamo chiedergli, loro sono in guerra con Medio Orto Partner, Armenia, Partia, praticamente non con i Blemmi, ma con il resto sì. Oh no, forse sì, sono in guerra anche con i Blemmi, solo visto che ci siamo anche noi, non... facciamo aggiungere offerta, io direi patto di non aggressione. Hanno accettato la nostra offerta. Proviamo a fare anche un accordo commerciale. Ok.
e siamo, come vedete, in uno status molto positivo adesso. E quindi possiamo magari anche provare a fare un'alleanza difensiva. Possiamo teoricamente renderli il nostro stato cliente? No. Alleanza militare. Poi lo stato cliente non è proprio il massimo della goduria, ragazzi. Qua dobbiamo difenderli, quindi praticamente non è che sia proprio il massimo, appunto. Alexandria sarà la prossima a cadere.